Ciao Ilenia, come stai? Tutto bene, grazie. Sono contento perché chiudiamo la parentesi rosa con questa puntata. Avremo tante immagini, parleremo con gli amici di Asolo che secondo me sono riusciti ad incantare tutti, anche perché Asolo, insomma, ha un'eccellenza in più rispetto a tanti altri posti. Volevo chiudere questa parentesi rosa perché io credo di aver assistito al più bel Giro d'Italia degli ultimi 20 anni. Io non mi emozionavo così dal tempo di Pantani e Tonkov. E vedere un Giro d'Italia e sentire certe scavolate in giro mi ha dato un po' fastidio. Nel senso, riprendiamo un po' le polemiche che ci sono state. È stato un Giro d'Italia a livello umano, dove è giusto che la maglia rosa la rivesta un giorno uno e un giorno un altro. Non c'è l'egemonia dei grandi caporioni che abbiamo assistito, che hanno sempre piaciuto sia il Tour sia il Giro. È stato un giro pimpante dove ogni giorno poteva succedere qualcosa. Poi le concause, le sfighe, le sfortune, cioè, fanno parte sempre del gioco, come in tutti gli sport. Ci va un po' di fortuna, ci va un po' di talento e insomma in tutto questo mix viene sfornato uno dei più bei giri che io abbia potuto vedere. E soprattutto un inno a Brambilla, tante polemiche che non sapeva se aveva fatto vincere, se non era capace, eccetera. Hanno dato dimostrazione i giovani di avere una capacità che va oltre i mediocri vecchiotti come me, perché noi dobbiamo sempre catare il radego, come si dice, no? Dobbiamo sempre altro, vedere, è vero. Più che altro, insomma, abbiamo ribadito, se una prestazione, la prestazione va al di là del risultato molto spesso. E una cosa che forse ancora si ancora resti ad analizzare è che se succede qualcosa, la prestazione non è ai livelli di come una persona, un tifoso, un giornalista si aspetta, non vuol dire che deve essere per forza successo qualcosa. Certo. Semplicemente c'è qualcuno che va più forte. Certo. Ed è come l'ho scritto su quel post che ho scritto, e vi ringrazio perché è stata veramente la mia settimana, perché tutti mi hanno condiviso quello che ho scritto, è il mio pensiero, ovvero tanti anni si è chiesto un ciclismo più umano. Adesso il ciclismo umano c'è, e il ciclismo umano è quello delle risalite, delle cadute, è quello dei distacchi epocali, è quello delle maglie che cambiano da un giorno all'altro. Questo è il ciclismo umano, perché se volevate il ciclismo dei robot è quello dei tempi. Ed era quello omogenizzato, esatto, che duravi dalla prima all'ultima. Esatto. Tappa. Poi su Brambilla e Trentin penso non ci sia niente da dire, perché non è che è stato semplicemente un gioco di squadra. Hanno fatto un ottimo Giro d'Italia, come niente da dire su Scarponi, che certo, ha fatto un lavoro veramente grandissimo, come niente da dire su Chaves che con tre parole sembra aver detto chissà cosa, ma ha detto la normalità. Quindi riflettete su questo. Adesso diventa non normale dire le cose normali, quindi pensate che mondo siamo. Non ci eravamo più abituati ad una cosa normale, e anche coloro che sono, diciamo così, più addentro nel mondo del ciclismo hanno fatto fatica anche ad interpretare tappa per tappa e soprattutto performance per performance. Comunque a noi ci è piaciuto. A noi ci è piaciuto tantissimo. E siamo contenti di tutti quelli che l'hanno raccontato. E ti assicuro che tanta gente che era tiepida al ciclismo, che viene da tutt'altro sport, lo so, hai ragione, si è veramente entusiasmata. E qua vado a ricollegarmi a un altro commento di un mio collega che mi ha detto: ma secondo me il pubblico non guarda se è così. Non è e vero. Invece non è vero, perché gli ascolti più grandi vengono dati quando ci sono le sconfitte e le risalite. Poi di Nibali ce n'è uno solo, perché bisogna dare, certo, atto a questo, che insomma Nibali ma è tanti Nibali. Sono stati gli interpreti comunque. Però tanti sono stati gli interpreti, esatto. Io ho sempre il riferimento al mio amico Flavio, che del ciclismo non gliene fregava niente, ma ha chiamato proprio il giorno della tappa del sabato, era completamente emozionato, ha detto: no, se il ciclismo che vediamo è questo, porterà tanti appassionati, come sono stati tanti appassionati ad Asolo. Qua voglio il sindaco Mauro Migliorini, grazie per essere con noi. Buonasera. Ti presento, perché voglio anche parlare di un'altra chiave. Ad Asolo ha vinto Ulissi, che lo davano tutti per, vabbè, esimo, per carità, era in classifica. Io nella domanda ad Asolo ho detto: strizzi l'occhio al giro, perché questo qua, secondo me, ad Asolo ha provato a capire, forse ha capito che potrebbe essere anche un uomo da giri. E quindi voi lo avete battezzato ed è stata una giornata meravigliosa. È stata una giornata meravigliosa, strepitosa. Abbiamo battezzato Ulissi, sì, come nel 2010 è stato battezzato Nibali,
quindi io auguro ogni bene, come lo è stato per Nibali, che poi ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto un Tour, ha certo. vinto una Vuelta, ha rivinto il Giro d'Italia quest'anno con grande merito, e condivido quanto hai detto, Ilenia. Quest'anno abbiamo battezzato Ulissi, è una, dirà di essere una persona simpaticissima, è certo. un ottimo professionista, è giovane. Gli esperti, io non sono esperto di ciclismo, gli esperti dicono che può avere un futuro per una gara a tappe. Per Asolo è stato, come dicevo, una giornata meravigliosa, non solo per Asolo, ma anche per tutto il suo territorio. Per dare alcuni numeri, un numero molto semplice, gli addetti alla sicurezza, il sistema operativo hanno detto che ci siamo girati intorno alle 100.000 presenze, molto probabilmente di più delle 100.000 presenze, perché sappiamo che le questure stanno al ribasso, certo, certo. anziché dare il numero corretto. E questo è un indice di come è stata vissuta la tappa dai cittadini, dalle famiglie. Ecco, la cosa bella è che erano presenti famiglie, erano presenti i giovani, erano presenti i bambini. È stato affollato non solo il punto d'arrivo, ma anche, una cosa inaspettata dal mio punto di vista, la salita del Foresto del Casonetto, e lì c'era tantissima gente, al di là del Mostacin, dove tutti ci siamo aspettati, certo. ci aspettavamo che ci fosse molto pubblico. Ecco, al di là di tutto, invece io parlo con il presidente del comitato Tappa, Roberto Zago, che lei ha anche esperienze di altre, in altre, anche in altri ambiti, anche in altre gare. Ecco, cosa ha voluto dire essere ad Asolo e vedere quella marea di gente? Soprattutto mi pare che un traffico sia stato rispettato senza tanti problemi per la viabilità, cioè voglio dire, la gente è arrivata là tranquilla, si è potuto godere lo spettacolo senza andare a fare chissà quali voli pindalici per poi poter tornare a casa. È stata un'esperienza, credo, positiva anche per lei. Buonasera a tutti intanto. Sì, è stata un'esperienza molto positiva. È la terza volta che partecipo, prima esternamente, questa volta come presidente, alle tappe del Giro d'Italia. Ho fatto una tappa del Giro d'Italia a Riese come presidente della società che organizzava la tappa. Ricordi bellissimi, anche lì, molto bella. Anche a Riese abbiamo fatto una tappa del Giro d'Italia donne. Dopodiché, questa volta ho fatto il presidente del 2010, c'è stata sempre la tappa ad Asolo, l'ho fatta come lavoratore, fiancheggiatore, come qua ne abbiamo tanti di volontari. Quest'anno l'ho fatta come presidente del comitato tappa. Ho avuto grandissime soddisfazioni, sono molto contento. Ho visto che la tappa è riuscita molto bene, tantissimo pubblico. Il traffico, grazie ai vigili urbani, a tutti i volontari, è stato girato benissimo. Non c'è stato nessun intoppo, non abbiamo avuto problemi. Penso che avete goduto di tanti atleti e campioni che sono arrivati ad Asolo, e questa è la cosa più essenziale. Sicuramente sì. Ho visto che anche Nibali ha fatto un tweet che è stato molto bello, è stato molto contento e ha avuto molto calore nella tappa di Asolo, e questo ci ha reso molto felici. Leonardi, con te chiudo, poi dopo partiamo con i primi servizi. Quando si fanno degli avvenimenti, che si costruiscono degli avvenimenti del genere, io porto sempre in mente gli alpini a Bassano, che c'erano quelli detrattori, cioè sarà una catastrofe, una schifezza, eccetera. Poi dopo tanta gente, anche l'invidia là, porta ad avere anche tante gente che ti parla male dietro, eccetera. Poi dopo c'è il successo, si accodano anche coloro che un po' criticavano, tanti vanno via con la coda in mezzo alle gambe. Vogliamo dare un attimo di distensione alla faccia di tutti, chi se ne frega, è andato bene così, no? È andato tutto bene dal nostro punto di vista, abbiamo avuto un'affluenza record, un volano per Asolo che è, credo, inestimabile da questo punto di vista. Quindi sport, cultura, turismo, architettura, abbiamo avuto eventi di ogni genere, dalla presentazione dei libri ad una mostra del ciclismo. Io credo che più di così fosse difficile fare. È chiaro che bisogna sempre imparare e cercare di migliorare ogni anno in alcuni aspetti che magari non sono stati proprio al 100% perfetti. Però quando si arriva già a un buon 90%, credo che si possa essere felici del lavoro svolto. Alla faccia, fatevi un applauso, e un applauso anche a tutti questi volontari. E dopo ne parleremo. E insomma, la differenza del ciclismo è proprio questa, certi avvenimenti. Poi è chiaro che il Giro d'Italia è l'avvenimento top dei top, per cui ogni giornata è domenica nei comitati di tappa, dove ricevono
diciamo, questa orda di ciclisti. Ma c'è anche queste tre settimane diventano un po'... Eh beh, certo, a me manca tantissimo. Sì, manca, perché poi hai tipo la nostalgia del post, non c'è più niente da guardare, non ci sono più appuntamenti, perché insomma ci eravamo abituati bene a vedere... Sì, poi dopo, quando arriva il direttore, tutti i fenomeni, tutti che parlano male di... Io adesso non ce l'ho mica con la Rai, perché ognuno può fare quello che vuole. Però insomma, o poco o tanto, abbiamo assistito allo spettacolo e abbiamo avuto gente che si è rotta le balle a raccontarlo con passione e anche con sacrificio, sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto... Insomma, a un certo momento il ciclismo doveva imparare a capire che si fa del male da solo. E anche nei silenzi, quando Nibali non stava bene, c'erano quei silenzi che erano assordanti, che davano sempre l'apertura a qualcosa che non andava. Smettiamola, come ha detto Lilenia, il ciclista è un uomo, è un po' come... È un uomo normalissimo. Insomma, è il corrimano della vita, lasciamo perdere le cazzate. Tutti i giorni noi normali non è che ci alziamo sempre al top, un giorno ci alziamo bene, un altro giorno ci alziamo male, perché è la vita che è così. Perché bisogna anche mettersi nelle scarpe degli altri per imparare cosa vuol sì, dire. Ma purtroppo questi qua, oltre senza piedi, sono pure senza testa, ma comunque. Ottavo trofeo Tecnomeccanica da Guizzolo a Mantova, un bel servizio per la categoria giovanile, quindi G1, G6, un bel servizio che ci arriva da Mantova, grazie anche a Massimo Gallesi, insomma, godiamoci, perché un po' di ragazzini mi fa piacere. Poi sempre, dopo apriamo anche là una discussione. Via la clip. Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati di ciclismo. Ci troviamo con le telecamere guidate da Massimo Gallesi a Volta Mantovana per raccontarvi le fasi più salienti dell'ottavo trofeo Tecnomeccanica, una manifestazione organizzata dal Ciclo Club 77 e dedicata ai giovanissimi, dalla G1 alla G6, solo i maschi in gara, perché in quel contesto le ragazzine erano impegnate nel trofeo rosa. Parte la gara della G1 e ovviamente vediamo immediatamente l'arrivo con la vittoria di Federico Rezzaghi davanti al fratello Christian e a Lorenzo Cuoghi. Siamo così giunti alla gara della G2. Atleti di 8 anni, sono una quindicina e dovranno affrontare questo circuito di 950 metri, un tracciato molto bello, molto impegnativo, anche se ovviamente per questa categoria non ci sono cambi di pendenza. Vediamo il giudice che sta dando le ultime indicazioni, mentre l'altra collega sta predisponendo il dorsale perché si possa leggere nel momento dell'arrivo. Abbiamo gli atleti che cominciano ad affrontare questo percorso tra gli applausi del pubblico, una gara questa della G2 che da subito dà emozioni, perché un atleta del Ciclo Club 77 prende o cerca di prendere il largo, ovviamente i compagni di squadra aiutano il suo sforzo ed ecco il solitario al comando. Stiamo parlando di Alessandro Marzocchi, campione regionale dei primi sprint, che si aggiudica la prova della G2 davanti al compagno di squadra che sprinta, Manuel Trevini Bellini, e a Tommaso Russo dell'Azzanese. Una gara, ripeto, molto emozionante questa della G2. Agli atleti di 9 anni, ovvero quelli della G3, tocca ora la scena di questo ottavo trofeo Tecnomeccanica organizzato dal Ciclo Club 77. Anche in queste fasi di preparazione del via, i giudici si impegnano a predisporre in modo che tutti gli atleti che transiteranno sotto lo striscione d'arrivo abbiano la possibilità di essere riconosciuti. Ecco che viene dato il via di questa prova. Naturalmente sono una quindicina anche in questa sezione che si cimentano sul circuito di 950 metri, come vedete si controllano. Qui comincia già nella G3 ad avere prevalere la tattica più che l'agonismo, anche se qualcuno sta zigzagando e ovviamente i giudici ricordano sempre agli atleti che in questa categoria, ma come del resto nelle altre categorie, non si può e non si deve zigzagare. Il gruppo rimane praticamente compatto nelle fasi iniziali di questa prova, ma è chiaro che c'è già qualcuno che ha voglia di scombinare
combinare i piani, non ci riesce e allora si arriva alla volata di gruppo con Federico Saccani che si impone. Federico Saccani del Giochi in Bici Olio Po davanti a Damiano Giambelli della Polisportiva Madignanese e Damiano Melegatti del Pedale Scaligero. Con la gara della G4 si entra nella seconda parte dell'ottavo trofeo Tecnomeccanica, manifestazione dedicata ai giovanissimi, organizzata dal Ciclo Club 77 e come vedete sono già pronti gli atleti sulla linea di partenza, anche per loro le raccomandazioni dei giudici, anche per loro un controllo che tutti i numeri sul dorsale siano posizionati nel modo più corretto ed ecco che viene dato il via per questa gara. Anche qui sono una quindicina i protagonisti della manifestazione, anche per loro i giri qui cominciano a crescere e di conseguenza bisogna dosare le energie, non ci sono al momento tentativi di fuga proprio perché il gruppo controlla con grande attenzione ogni possibile tentativo di colpo di scena ed ecco che ancora gli atleti sono sul rettilineo d'arrivo, è stata lanciata la volata, una volata che vede in prima posizione Damiano Lavelli del Ciclo Club 77 che batte Andrea Godizzi del Mincio Chiese, terzo posto per Kevin Lanzerotto del Ciclo Club 77. Penultima prova in programma per il trofeo Tecnomeccanica ed è dedicata ai ragazzini della G5, atleti di 11 anni e per loro i giri da completare in questa occasione sono 12. Quindi vedremo questi atleti che nella prima parte sono pronti per iniziare la loro avventura e nella prima parte ovviamente si controlleranno a vicenda proprio per capire le intenzioni di ognuno di loro. Mentre il pubblico si sta gustando questa manifestazione che sin dalle prime pedalate ha regalato tanto entusiasmo, tanto divertimento e tante emozioni. Come potete immaginare in questo momento il gruppo compatto della G5 si controllano tutti e c'è qualcuno che prova ad aumentare l'andatura ma viene immediatamente ripreso dagli inseguitori. 12 giri mentre con le telecamere guidate da Massimo Gallesi ci siamo portati a vedere un momento della prova rapporti. Ecco lanciata la volata per quel che riguarda la G5, c'è un atleta della Cicli Fiorin ed è esattamente Matteo Fiorin che si aggiudica la prova davanti a Alex Stella, terzo Davide Signoretto. Con gli atleti della G6 siamo arrivati all'ultimo atto di questa manifestazione dell'ottavo trofeo Tecnomeccanica a Volta Mantovana, appuntamento organizzato, lo ricordo, dal Ciclo Club 77 di Guidizzolo. Sono una decina gli atleti, sono pronti per affrontare i 15 giri del circuito, 950 metri al giro e ovviamente vista l'esperienza maturata da questi ragazzi di 12 anni, la prima parte della gara sarà un continuo studiarsi per capire le intenzioni. Però a un certo punto, più o meno a metà gara, tre atleti del Mincio Chiese, per l'esattezza Stefano Leali, Andrea Morelli e Luca Rezzaghi, decidono di prendere il largo. Come non bastasse, Stefano Leali, che stiamo vedendo in perfetta solitudine, addirittura aumenta da solo l'andatura e si porta a guidare la corsa in perfetta solitudine. Alle sue spalle due compagni di squadra, esattamente Morelli e Rezzaghi, continuano nel tentativo di raggiungerlo, ma il distacco giro dopo giro aumenta e quindi vediamo adesso che si stanno parlottando, ma Stefano Leali ha deciso di andarsene e vince solitario, mentre lo sprint per quel che riguarda la piazza d'onore tra Andrea Morelli e Luca Rezzaghi è a favore del primo dei due citati. Che la va, che la va. Sì, ma ragazzi, mettetevi là. Un applauso. Ma cagatemi, dai, a forza voglia. Quindi guarda, non lo so da te.
carenza è nostra. Perché non abbiamo l'applauso già registrato. Non abbiamo l'applauditore. Dobbiamo mettere là uno, non so che passa di qua, cioè, c'è da fare qualcosa. Non è vero, lanciamo un messaggio, qua. Se qualcuno vuole venire a Screccia a fare l'applauditore. Non vi diamo un tubo, un caffè. Ma non importa, vieni qua. E qua fai l'applauditore. Esatto. Bene, grazie Ilenia per questa bella iniziativa che stiamo intraprendendo con i nostri telespettatori, venite a fare gli applauditori. Stavo parlando della categoria G1, G6, perché comunque il ciclismo non è in crisi, però certo che bisogna far conti che sempre meno vivaio si parla. E adesso entreremo in clima europei di calcio. Non riusciamo a fare una squadra di calcio perché chiaramente gli stranieri fagocitano tutto quanto il mercato e soprattutto il vivaio giovanile, così che se io importo un giocatore fortissimo deludo centinaia di possibili giocatori e quindi in questo ci stiamo facendo del grosso male. Io vorrei lanciare un monitor a tutti, un monitor, sai, proprio in testa, a quelli che comandano, sì, un monitor proprio in testa, che stiamo attenti, perché anche nel ciclismo sta succedendo un po' questo, cerchiamo di insegnare l'arte della bicicletta e anche l'arte dello sport al vivaio, sindaco, perché se no ci troviamo a far conti che i comuni devono aprire le slot machine e a me mi viene mal di stomaco. Mi auguro proprio di no. Ma lo so, perché lei è una persona saggia, seria, però voglio dire, e bisogna anche tener conto, ci stiamo giocando gli oratori che oramai non si va più all'oratorio, punti di aggregazione sono sempre pochi, quindi credo che sia uno scopo anche di un comune grande o culturalmente eccelso come Asolo, come tanti comuni d'Italia. Sai chi sta facendo gli oratori? È una riflessione che ho fatto qualche giorno fa con altre persone. La funzione degli oratori la stanno facendo le società sportive nei nostri piccoli comuni e nei nostri enti locali. Che si tratti della società del calcio, anziché il volley o la società ciclistica, però sono loro in questo momento che fanno la funzione aggregativa dei giovani e delle famiglie. Il calcio, secondo me sta diventando un problema a livello nazionale, perché se guardiamo alcune squadre, l'internazionale è proprio internazionale, forse c'è un giocatore che è italiano e tutto il resto sono di meno. Non c'era un italiano. Appunto, quindi immagino che poi l'allenatore della nazionale abbia difficoltà a fare la selezione, perché se non fai giocare i giocatori italiani. E mi auguro, e condivido quello che hai detto, che non succeda la stessa cosa nel ciclismo. Vivai ne abbiamo, perché nelle società che siano calcistiche, torno a ripetere, o che siano del ciclismo, ci sono i giovani, ci sono probabilmente anche dei giovani talenti, tanto è vero che le società tipo l'Udinese o il Milan o la Juventus vengono anche nelle nostre zone con i loro scout a cercare le persone, i giovani che hanno il talento. Accade sempre più spesso però che tornano a casa delusi dall'esperienza che hanno vissuto o che stanno vivendo. Perché l'Italia ha preso una via che a me non piace tanto ed è quella delle scorciatoie, quindi bisogna essere genitori, bisogna cercare di allevare, perché lo stato genitoriale non è detto che uno debba avere un figlio, ma si deve occupare. Sono d'accordo, poi anch'io spero che nel ciclismo non succeda, ho letto nei giorni scorsi una polemica, l'ennesima su questo Giro d'Italia, che mancano i velocisti italiani. Cioè, allora, a chi scrive che mancano i velocisti italiani? Montate sopra una bici, andate a 60 all'ora, sgomitate, magari andate per terra, poi vediamo se mancano i velocisti italiani. Intanto bisogna valutare per quello che abbiamo. Ci sono i velocisti italiani, ci sono anche i velocisti italiani giovani, tanti sono nelle Continental, ad esempio. Ok, certo. Mi viene in mente anche un Fortin che ha vinto ultimamente, sono nelle Continental, quindi il Giro d'Italia non lo fanno. Andiamo a vedere tutte le gare dalle Continental in su. Hai ragione, però se tanti velocisti del passato screditano i velocisti attuali, voglio dire, alla fine è sempre quello. Cioè, bisogna anche mettere i puntini sulle i. Ci sono annate dove sforniamo scalatori, passisti. Filippo Ganna, dopo il mondiale in pista, va a vincermi una Roubaix per under 23, allora, quello sicuramente fate un applauso, perché questo è un fenomeno. Quindi si va anche ad anni, secondo me bisogna portare anche un attimo di pazienza e poi la qualità
di questo giro era alta, e chi magari a occhio guarda Strava, guarda i dati dei watt, eccetera, certo, può affermarlo. Non è stato, certo, un giro scarso, è stato un giro di qualità dal punto, esatto, di vista delle prestazioni. E noi, siccome non capiamo lei, sì, ma io di ciclismo no, sappiate che Nizzolo era giusto squalificarlo. Il regolamento parla chiaro. 35 metri, basta fare, soltanto vedere anche in pista, funziona così. E che manca forse la pista, manca forse proprio il concetto della volata, e chissà che andando avanti con i velodromi che stanno venendo, insomma, a dimora, possiamo anche tappare questa falla. Adesso andiamo con la Legend Cup Isola d'Elba, l'UCI Marathon Series. La seconda prova dopo la Tillement Marathon Bike, quindi grazie al Camedi abbiamo la seconda prova di Coppa del Mundo Marathon, Barone, in Italia. Mamma mia. Oh, yes. Mandi anche l'altra o mandi solo questa? Se vuoi mando questa e poi dopo manderei attacchiamo anche il campionato italiano Marathon da Monteforte d'Alpone. Verona. Verona, esatto, e diciamo anche un bravo a Luca Braidot, che sta risalendo posizioni su posizioni in classifica di Coppa del Mondo cross country, e in questo momento è tra i tre papabili per le Olimpiadi di Rio. E in tutto questo ringrazio veramente Renato Di Rocco, perché da quando è partito ha avuto una visione che è questa, cioè il fatto che oltre alla multidisciplina, che bisogna sapere quando si parla di multidisciplina di cosa si parla, se no è meglio starsene zitti, e soprattutto è stato lungimirante, perché se oggi vediamo un ciclismo diverso comunque è una lunga strada partita 15, 14, 15 anni fa, e quindi oggi sta portando i frutti, perché è un Braidot che sta diventando leader, che si mette dietro Marco Aurelio Fontana, è una cosa che accipicchia, mi piace. Ancora la conferma che il ciclismo non è quello di 10 anni fa, perché 10 anni fa vincevano sempre gli stessi, c'erano solo quelli e sempre quelli. Invece il bello del ciclismo di adesso è che un Marco Aurelio Fontana delle volte arriva dietro a un Luca Braidot. E quindi, okay, questa è la legge dell'alternanza sportiva. È il pensiero Lazzaro, via la clip. Alzati e cammina. L'Isola d'Elba in Toscana ha ospitato la Capoliveri Legend Cup, valida come prova dell'UCI Marathon Series. Oltre 1200 bikers hanno pedalato sugli splendidi percorsi del Capoliveri Bike Park per un totale di 64 km e oltre 2300 metri di dislivello. Al via tutti i migliori specialisti sulle lunghe distanze con il campione del mondo marathon Alban Lacata. La prima asperità di giornata fa subito selezione, rimangono i migliori in testa, tra i quali Alexei Medvedev, Nicolas Pettinan, Nadir Colledani e il colombiano Arias Cuervo. Nei chilometri successivi restano in quattro sulla salita del Buzzaccone, a guidare il quartetto è Yuri Ragnoli, seguito da Daniele Mensi, Christian Inek e Diego Alfonso Arias Cuervo. La discesa alla spiaggia di Naregno, Yuri Ragnoli transita con una decina di secondi di vantaggio su Daniele Mensi, Christian Inek e Arias Cuervo. Sulla salita successiva Ragnoli deve pagare però dazio a favore di Daniele Mensi, che si porta al comando. Chilometri esce però l'esperienza del ceco Christian Inek, che dopo una gara d'attesa piazza l'attacco vincente, staccando tutti gli altri e andando a vincere la Capoliveri Legend Cup con il tempo di 2 ore 53 minuti davanti a Daniele Mensi e Yuri Ragnoli. Per la gara femminile è dominio assoluto della vicentina Annabella Stropparo, che vince con il tempo di 3 ore e 26 minuti. Seconda posizione per Valentina Frasisti, terzo posto per Mara Fumagalli.
La grande mountain bike entra nel vivo. Siamo a Monteforte d'Alpone con la Divinus Bike che assegna quest'anno il campionato italiano marathon. Daniele Mensi saluta le telecamere di Alcamedia che ci ha fornito le immagini. Non solo elite e under 23 maschile e femminile, ma anche e soprattutto tantissimi biker master che appunto concorreranno per il titolo tricolore di categoria. Una chicca al via oggi anche Mauro Finetto, il professionista dell'Unieuro Villier Trevigiani. Yuri Raioli della Scott Racing Team parte già forte dietro un gruppetto capitanato da Rabensteiner con anche Nicolas Pettinà, Tony Longo, Samuele Porro, insomma gli atleti più attesi per questo tricolore marathon. Ci prova anche Nicolas Pettinà che cerca di allungare nella parte centrale della corsa, ma subito dietro Guardinghi abbiamo gli atleti appunto che inseguono con Rabensteiner, Mensi, Porro e Tony Longo assieme a Yuri Ragnoli. Tony Longo con Yuri Ragnoli nella parte centrale fanno sul serio, riescono a prendere un margine di vantaggio, li vediamo, bellissima la sua azione. Poi lo stesso Yuri Ragnoli, il portacolori della Scott Racing Team, riesce a staccare Longo e a vincere il titolo italiano di categoria appunto Open. Primo Yuri Ragnoli, Scott Racing Team, complimentato dai suoi tecnici e da Mario Norris, il suo team manager. Secondo Tony Longo, Villier Force squadra corse. In terza posizione l'ex campione italiano uscente Samuele Porro del team Trek Selle San Marco. Gara combattuta anche quella al femminile con la giovanissima Valentina Frasisti, campionessa in carica, e la più diciamo conosciuta Annabella Stropparo, donna d'esperienza. Nel finale la Frasisti riesce a staccare la Stropparo che arriverà in seconda posizione. In terza posizione Maria Cristina Nisi del Bike Garage Revolution. A me di questa trasmissione piace la spontaneità. Eh beh sì, so, tutti che ridono. È vero. È spontaneo, cioè proprio la gente viene, applaude, fa casino. Non anche so. La gente, tu non pensi, no. Ma fa veramente a botte per venire da noi. Sì. Guarda che abbiamo dei bei professionisti che arriveranno prossimamente. Vabbè, io adesso volevo fare una considerazione. Dimmi. Allora, intanto dobbiamo ricordare che a Bassano del Grappa c'è stato il Monte Grappa Bike Day, che è stato sviluppato durante tutto l'arco della giornata, tutti potevano andare in bicicletta. Strade chiuse, quindi, strade chiuse, quindi fare la si salita. Sono appropriati di un territorio sacro alla patria, ma sacro anche alle generazioni nostre. Quindi un complimento, insomma è stata una bella giornata di sport. Secondo complimento a Tommy Dalla Valle. Tommy Dalla Valle è tornato alla vittoria dopo due anni, ha detto finalmente, ma Tommy sei giovanissimo, cioè finalmente, tranquillo, vedi che i frutti del lavoro pagano. E terza considerazione, in occasione del giorno di questo bel avvenimento del Monte Grappa Day, c'è stato il riconoscimento della bandiera più lunga del mondo, il tricolore più lungo del c'era mondo. C'era? A Bassano del Grappa. Certo, io adesso qua, settimana prossima avremo una bella trasmissione con il nostro giornalista amico Alessandro Tic. Io, siccome sono sempre un po' bastian contrari, l'ho apprezzata, però non mi piace parlare di record del tricolore più lungo del mondo, mi piacerebbe parlare invece di un tricolore morale, diciamo, più lungo del mondo, cioè il tricolore dell'onestà. E poi dopo potremo anche mettere, diciamo così, il tricolore più lungo del mondo che ci starebbe bene. Quindi mi auguro che i politici che si vedono ogni tanto là non mi misurino il tricolore per lunghezza, ma la misurino però per onestà. Credo che qua scatterebbe l'applauso, se non gli pianto una mazzata. Ma faremo un approfondimento con la voce della valle. Caro sindaco, lei che non ha avuto il tricolore più lungo del mondo, però ha avuto 100.000 persone, e grazie non soltanto a lei, anche ai suoi collaboratori, è vero? Assolutamente sì. E questa sera abbiamo una rappresentanza qui in questo studio, in questo meraviglioso studio, in questa meravigliosa trasmissione. Quando già mi dici così, io andrei via, cioè basta. Resta. Delle persone, dei volontari, più di 60 volontari hanno collaborato attivamente con l'amministrazione e con il comitato Tappa. Pro bono. Pro bono, pro niente. Pro bonissimo. Ecco, esatto.
ed è l'ennesima, a proposito di onestà, è l'ennesima conferma che se non ci fossero questo tipo di persone, gli enti locali non sarebbero in grado di gestire assolutamente nulla. Per cui a loro, a tutti i volontari, ai gruppi alpini, ai quattro gruppi alpini del Comune di Asolo, alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, volontari, già questo dovrebbe far suonare una serie di campanelli, ai carabinieri in congedo, alla polizia locale, agli uffici comunali, a tutte quante le persone che si sono date da fare non solo nel giorno della tappa, certo, ma qualche mese prima e stanno continuando a farlo adesso, va il mio personale ringraziamento e anche a nome di tutta l'amministrazione e di tutti i cittadini di Asolo. E vi faccio un applauso, veramente. Andiamo l'anteprima del Giro Italia Amatori, che settimana prossima ne daremo una bella rendicontazione, da Caivano Napoli e quindi là il prologo che assegna maglia rosa, grazie al servizio di Christian Bon, Atlantide Video Service, sennò poi mi tagliano la lingua, prima era Alcamedia, avanti col servizio. Grande festa a Caivano in provincia di Napoli per il prologo del Giro d'Italia Amatori. In occasione della 18ª medaglia d'oro ciclo amatori Caivano 1995, storico appuntamento per gli appassionati delle due ruote amatoriali, sono state assegnate le prime due maglie rosa della quinta edizione del Giro d'Italia Amatori e la maglia arancione dei traguardi volanti, che i detentori potranno indossare nella cronometro individuale di apertura della Corsa Rosa, che si terrà venerdì 3 giugno, con partenza dalla Certosa di San Lorenzo a Padula e arrivo a Montesano sulla Marcellana. La manifestazione si è svolta lungo il classico circuito di 7,6 km che da qualche stagione è percorso anche dai ciclisti elite e under 23 che danno vita alla celebre Coppa Caivano. La prestigiosa medaglia d'oro è stata assegnata alle due fasce delle categorie amatoriali della Federazione Ciclistica Italiana, con l'adesione degli enti, per oltre 100 partenti nelle due batterie, coccolati da un pubblico delle grandi occasioni. Caivano ha risposto in pieno, come sempre, con grande entusiasmo. Perfetta pure l'organizzazione logistica e sul percorso, con in prima linea il solido gruppo caivanese, presieduto dal dinamico Ferdinando Palmieri e il suo staff. Giornata calda che gli atleti hanno affrontato con determinazione, malgrado l'orario di partenza della prima batteria. Sin dal primo giro, una serie di scatti ha posto in evidenza Antonio Frattali, che assieme al campione tricolore Antonio Scotto hanno monopolizzato la corsa, aggiudicandosi anche i due traguardi volanti. Lotta 2 sin dalle prime battute dei 6 giri previsti nella prima batteria riservata ai Master 4, 5, 6 e 7, dove con un allungo vincente negli ultimi metri si aggiudica la gara e la maglia rosa Jolly Arredo. Antonio Scotto Pagliara, oltre al secondo posto, si aggiudica anche la maglia bianconera del giro Rock No War, assegnata oggi come premio di combattività, ma che nella prima tappa del Giro d'Italia Amatori sarà assegnata al primo corridore che transita all'ultimo chilometro. Dopo nemmeno 10 minuti alla partenza, la seconda fascia dei più giovani da Guerriti, la batteria più numerosa. 8 giri per loro e tanti personaggi del ciclismo campano e non solo a battersi per vincere la medaglia d'oro cicloamatori Caivano e per aggiudicarsi la maglia rosa Criscuolo Petroli. Anche in questa frazione, corsa apertissima e velocità elevata per aggiudicarsi traguardi volanti e soprattutto la corsa.
Questa volta è Luigi Severino Balzano a menare le danze, aggiudicandosi un traguardo parziale, ma beffato nella classifica dei traguardi volanti da Dario Graziano, cui andrà la speciale maglia del Giro Lombardo Bike. Tra di loro, con grande determinazione, si inserisce il corridore di casa Antonio Menichino, grazie al gran lavoro dei compagni di squadra. Ed è lo stesso Menichino a rinvenire sui fuggitivi all'ultimo chilometro e a vincere a braccia alzate la corsa e a vestire la maglia rosa Criscuolo Petroli. Entusiasmo e premiazioni di altissimo livello, degne di un prologo del Giro d'Italia Amatori, dando appuntamento a tutti i partecipanti a venerdì 3 giugno con la cronometro Certosa di Padula, Montesano sulla Marcellana, dove partirà una tre giorni spettacolare nella provincia di Salerno e dove si abbina sport, turismo e tradizioni culturali con il binomio in rosa Giro d'Italia Amatori e Giro d'Italia della passione per le due ruote del Sud. Grazie! Ciao! Dobbiamo dire che abbiamo un regista bravo, comunque. Sì, un po' spaccapalle perché... No, non è vero. No? È bravo. È bravo, vabbè, se lo dici tu, guarda. Lo dico io, sì. E allora, stai attenta, invece io volevo farti un'ultima domanda, cara Viola Nardi. Ma non è che ci avete pensato di fare un'altra tappa del Giro... Non dico a brevissimo, ma avete questa intenzione? Insomma. Beh, da buona donna di marketing ti dico che ci stiamo pensando, non ti dico quando. Vabbè, è già uno scoop questo qua, lo scoop. Ti dico quando, potrebbe essere. E lei è presidente, lì Sognone, vedo già con la faccia, beh, vuol dire che vi ha lasciato un bel ricordo. Bellissimo. 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 È vero che si trova più, cioè dopo quando, perché comunque penso che abbiate anche sofferto farlo, cioè voglio dire, come si dice, si trovano anche gli amici, poi dopo si ricorda, è un po' una sorta di cameratismo dopo grandi eventi. Sì. Si trova che quella persona ti ha aiutato e l'hai conosciuta meglio, ecco, questi eventi servono a farci conoscere meglio. Sicuramente sì, abbiamo avuto qualche critica a favore, molte critiche a favore, qualche critica contraria, magari perché qualche avvenimento, qualcosa certo. Non è andato bene, qualcosa non è stato fatto. Invitateli la prossima volta ad essere più vicini a voi e a conoscersi meglio. Sono stati invitati, però parlano sempre
alle spalle. Ma l'importante è insistere, perché io credo che lo dicano perché hanno quella voglia anche loro di partecipare. Io voglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ai studenti, è vero sindaco? Verissimo, penso che era Lillegna che aveva detto a volte bisognerebbe mettersi nelle scarpe degli altri per capire esattamente qual è la situazione e vedere lo stesso problema con occhi diversi e da un posto diverso. Ma io vi inviterei sempre, lei è un filosofo, mi piace tantissimo. Grazie. Sempre. Quasi quasi. Vado d'accordo con la Ilenia, non lo conosco, ma c'è una sintonia cerebrale. Vabbè, no, è normale, andare d'accordo con lei bisogna essere santi. Però voglio dire, vabbè, allora ci trasferiamo a San Benedetto del Tronto, che c'è una bella spiaggia, sai lì. Che bello. È bello, bellissimo, bellissimo per la Gran Fondo, anche là quasi 2000 partenti. Le Gran Fondo a me piacciono e non mi piacciono, ma nessuno se la prenda. Mi piacciono tantissimo, però vorrei che si aiutasse di più il mondo giovanile, ecco, che ci fosse un ricambio, ecco, perché se no rimangono sì dei grandi appuntamenti, dei grandi avvenimenti, anche costruiti in maniera magistrale, però dobbiamo dare un seguito. E allora tutti quanti ci dobbiamo unire per cercare nel nostro piccolo di dare qualche contributo in più, perché questo ciclismo possa, insomma, non entrare in crisi, perché non è in crisi, ma insomma, tenere lontana la crisi. Andiamo via con questo contributo. Andiamo via con la clip, con una bella vincitrice, che è una bella storia. Insomma. Eh sì. Grande successo per la settima edizione della Gran Fondo San Benedetto del Tronto, evento su due ruote nato per promuovere questa bellissima città della costa adriatica e l'entroterra piceno. E sono stati ben 1650 coloro che hanno optato per la manifestazione organizzata dall'ASD Bici Gustando, capitanata da Sonia Roscioli e Maurizio Iacoboni, coadiuvati da Claudio Brusi, in collaborazione con l'amministrazione comunale San Benedettese guidata dal sindaco Giovanni Gaspari. Una Gran Fondo che vuole essere innanzitutto la promozione di un territorio e delle sue eccellenze, tra le quali rientra sicuramente il ciucciù. Sì, sicuramente uno dei vini, uno dei prodotti che rientrano tra le eccellenze sono il vino, e il vino ciucciù è partner di questa iniziativa, ma l'obiettivo è di far conoscere tutto il territorio, i suoi borghi e le sue eccellenze gastronomiche comunque, oltre a fare, diciamo, un evento legato allo sport che fa sempre bene. Che oggi ci sarà da divertirsi, soprattutto da mangiare e bere ottimo vino qui. Beh, questo è uno degli obiettivi di questo percorso, però ci si diverte, si fa fatica, ma per gente come me, diciamo, che la vive anche in maniera giustamente goliardica, anche i ristori sono importanti, quindi fermiamoci ogni tanto che va bene. Che territorio questo? Si parte dal mare e le splendide colline del Piceno. È un territorio che amo molto, nel quale ho anche investito tempo e denaro della mia vita, perché ho un resort proprio in queste colline marchigiane, Ripa Transone, un posto dove passeremo vicino, perché credo che sia uno dei posti più belli d'Italia e che amo perché lo conosco bene, visto che mi allenavo in questa zona, ho tanti amici e quindi è sempre un piacere, mi sento a casa qua. Si brinda prima del via con i vini della Ciucciù, celebre azienda vinicola di Offida, tra i main sponsor di questa manifestazione che ha come mission quella di promuovere il territorio con le sue eccellenze enogastronomiche. Due le partenze agonistiche, entrambe da Viale Buozzi, lungo di 164 km e 2650 metri di dislivello, parte alle 8, mentre 30 minuti dopo viene dato lo start al corto di 78 km e 1200 metri di dislivello. Prevista anche la partenza alla francese dalle ore 7 alle 7.30. Hey.
quanto riguarda il corto, dopo la partenza ci si muoverà verso Grotta a Mare, si svolterà verso l'interno e si attraverseranno le località di Valtesino, Ponte Tesino, Castignano, Offida, dove ci sarà un ricchissimo ristoro e ad allietare i ciclisti ci sarà anche la musica. Poi si proseguirà per Borgo Miriam, Spinetoli, dove troveremo un altro ristoro e dove sarà possibile assaporare l'oliva ascolana fritta. Tutto ciò grazie alla collaborazione di Olive e di Santa Barbara Machines. Poi la carovana del corto proseguirà per Monsampolo con un altro ricco ristoro, Acqua Viva, per poi piombare attraverso una splendida strada panoramica su San Benedetto del Tronto con il ristoro finale, dove ci saranno i dolci del forno Mingroni e dell'antico caffè Soriano, frutta, parmigiano e tante altre bevande, ma soprattutto pizza calda cotta nel forno a legna. Tutto ciò grazie all'associazione Pizzaioli Marchigiani e al contributo di Cima SRL di Acquaviva Picena, della Sabelli SPA di Ascoli Piceno e della Sforza Forni di Cupra Marittima. È una volata a ranghi ristretti a decidere l'esito del percorso corto della Gran Fondo San Benedetto del Tronto 2016. Degli oltre 1700 al via, sono in 30 a guadagnare terreno dopo appena 35 km di corsa. 78 km di distanza e 1200 metri di dislivello che si decidono sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Ed è una volata perfetta quella di Davide D'Angelo del team Go Fast, che va a trionfare di fronte a Leonardo Viglione, Alessandro Borraccino, Paolo Cherubini e Mario Bastianelli. Davide, non capita spesso di vedere l'arrivo di una Gran Fondo con una volata così nutrita. Com'è andata? Sì, una gara abbastanza intensa e tirata. Vorrei fare intanto i complimenti all'organizzazione perché è stata davvero, davvero una bella competizione, davvero una bella manifestazione. Io devo dedicare questa vittoria a tutti i miei compagni di squadra che oggi mi hanno aiutato veramente. E niente, ho provato più volte ad emergere, ma non c'erano salite lunghe dove io potevo fare la differenza, ma per fortuna è andata bene così. Davide, naturalmente qualcuno deve vincere, ma soprattutto oggi il grande spettacolo sono stati 1700 partecipanti, uno spettacolo straordinario. Sì, ogni anno questa manifestazione diventa sempre più bella. Ripeto, di nuovo complimenti alla manifestazione e all'organizzatrice. È una lunga fuga a caratterizzare il percorso lungo di 157 km del percorso lungo della Gran Fondo San Benedetto 2016. E sono in tre a presentarsi all'inizio della salita di Monsampolo: Nikita Eskov, Daniele Terzi e Giampaolo Busbani. Ed è proprio il portacolori del team Giulio Dori Renzo ad attaccare al termine della salita di Monsampolo, proprio mentre sta superando lo scalatore Luca Panichi. Ed è una lunga cavalcata trionfale per Giampaolo Busbani, che taglia per primo il traguardo di San Benedetto del Tronto davanti a Nikita Eskov, Daniele Terzi, Alessandro Fantini, Vincenzo Pisani. Una fuga lunga 130 km, una lunga selezione, alla fine hai attaccato da solo. Giannibali ieri lo ha dimostrato, il ciclismo non è solo gambe, è soprattutto cuore. Sì, il cuore ce lo metto sempre, sono sempre all'attacco, abbiamo fatto subito la fuga come hai detto bene te, sulla prima salita siamo andati in 8, comune d'accordo, siamo arrivati fino alla terza e ultima salita dove ho provato a fare un po' selezione. Siamo rimasti in tre. Dopo sulla salita, la penultima salita, ho provato a attaccare, che la conoscevo, speravo di rimanere da solo, così è successo. Dopo sono un passista, ho provato a fare un po' di ritmo fino all'arrivo e andavo a buon fine. Sonia
dalla Iguaglia, oggi siete andati in giro per tutte le Gran Fondo per reclamizzare il vostro evento, alla fine è andata benissimo, 1800 amici non sono pochi. No, non sono pochi, siamo partiti dalla Iguaglia e poi siamo andati in quasi 20 città d'Italia dove abbiamo portato San Benedetto, il territorio e la Gran Fondo di San Benedetto e abbiamo cercato di fare del nostro meglio, speriamo che ci siamo riusciti. Tante le eccellenze oggi, il percorso, la sicurezza, l'enogastronomia, l'accoglienza, c'è di che esserne fieri. Beh, io lavoro per questo evento un anno, insieme a Maurizio Iacoboni e anche altri ragazzi che stanno in gruppo con me per appunto realizzare l'evento. E cerchiamo di, ripeto, cerchiamo di fare del nostro massimo per poter portare avanti questa manifestazione. La Gran Fondo è cresciuta, molte persone ci hanno dato fiducia e speriamo che ne arrivino sempre di più. A me, gli alpini, i fanti, il sindaco ha detto carabinieri in congedo, è raro, perché di solito dicono in pensione, guai offesa più grande. No, sono in congedo. Sono in congedo, vero? Congedo. Sono in congedo. Io ho imparato, grazie a delle persone a me care e vicine, che ogni tanto mi vengono anche ad educare su quelle che sono il lessico di comportamentale e anche un lessico giusto. Carabinieri in congedo, in pensione non si va mai da carabinieri, nemmeno nell'arma e nemmeno nell'esercito delle penne bianche, i colonnelli in congedo degli alpini. Grazie. Detto questo, io gliela faccio volentieri, peccato che lei non abbia il microfono, comunque si alzi in piedi, voglio che lo veda la telecamera. Bravo. E dico a lei un applauso, mi ha fatto il complimento. Tanto per dire che con il ciclismo e questa trasmissione oramai oggi è maggiorenne, compiamo 18 anni, e allora posso anche dire che da 18 anni tanta strada è stata fatta, tanti incontri li abbiamo avuti e tante speranze ci hanno inorgoglito e oggi sono delle certezze. Io intanto con Elenia, lei mi prende in giro che parlo del Gran Premio Comunità Montana del Brenta o della Bassano Vajont, quella gara che era per Elite Under 23 dove ha vinto anche Brambilla, dove secondo è arrivato un certo Fabio Casotto. Quindi tra poco parte la voce della valle, questo ragazzo è un seminarista che sta raccogliendo fondi per far del bene nel mondo, poi il bene non è soltanto a casa, quelli che dicono il bene anche in Italia, cioè, dappertutto dobbiamo fare del bene, non dobbiamo guardare i limiti, uno che ha fame in Italia come ce l'ha nell'Honduras, come ce l'ha in Brasile, la fame è uguale per tutti, quindi lui prende, partirà, non andrà a Rio a fare l'atleta, ma andrà in Brasile a portare fondi per poter costruire scuole, ospedali, perché no, dare assistenza a chi soffre. Una bella intervista con lui, con altri due parroci, due missionari, e quindi vi invito a stare con noi perché questo è un ragazzo che è partito dal ciclismo, tra l'altro sicuramente molti telespettatori lo conoscono, se lo ricordano, insomma correva con la Press-X, poi ha corso con la Zalf, quindi veramente delle volte la... Dico una chicca che so che lui non se la prenderà, ma io sono andato a visitarlo nella sua stanzetta e di solito quando si va via nel seminario si portano quelle piccole poche cose più importanti, tra cui un disegno fatto da Mauro Corona, proprio in occasione della Bassano Vajont dove lui arrivò secondo e terzo Brambilla, per cui aveva dei numeri ed è un ricordo importante perché sindaco, queste sono cose che si imparano da bambini, si parlava prima del vivaio, certi ricordi ti fanno diventare uomo e poi perché no, diventare anche uomini che sono importanti per la società. Sì, vero? È vero, fin da bambini i ricordi e la formazione, i valori per agganciarci alla solidarietà, che dicevi prima, i valori li impariamo da bambini e l'auspicio è che la nostra società non si dimentichi dei valori, non dimentichiamo ciò che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni. Non facciamo solo bandiere lunghissime. Esatto. Che ci sta bene, assolutamente, però non dobbiamo dimenticare i valori fondamentali della nostra società. Io ringrazio il sindaco di Asolo, il signor Mauro Migliorini, Roberto Zago,
e la dolcissima Viola Nardi, che ci ha voluto a sua partner in occasione di Asolo. Spero che sia stata contenta, se no me magna. Cara Ilenia, settimana prossima pausa, nel senso siamo qua, ma abbiamo uno stracino di gare. Io sono per la Voce della Valle, quindi poi vedremo cosa porto a casa. B-cup. Tu sei B-cup, sei poi a Giro d'Italia Amatori. E quindi... anche la gara a Rosà, quindi Cicli Polar, che è anche un nostro adesionista, un nostro amico. Io ringrazio i nostri ospiti, vi auguro buonanotte, vi faccio io un applauso, ma fatelo voi come se fossi io, a tutta questa bella gente che ha dato una mano ad Asolo in occasione di questa splendida tappa del 99esimo Giro d'Italia. Grazie Ilenia. Grazie a te, con The Bumper Divers, parti da Firenze. La Voce della Valle. Grazie. Troppo bravi. Bene.